Terzo appuntamento, lunedì alle ore 21, presso l'Aula Magna del Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, con la stagione dei concerti organizzata dalla società Primo Riccitelli. Si esibirà la Croatian Radio Television Orchestra, composta da 70 elementi, con Jonathan Furnella al pianoforte e diretta dal maestro Tao Fan. In programma il concerto numero 2, opera 38 di Johannes Brahms ed il poema sinfonico opera 35 Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Domani, 7 dicembre alle ore 11, presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico, nuovo appuntamento con la stagione dei concerti aperitivo Domeniche d'autunno, organizzata dall'Associazione Orchestrale da Camera Benedetto Marcello. Il Cast Jazz Quartet, formato da Tonio Vitagliani, Mauro De Federicis, Fabrizio Pierleoni e Fabio Colella, proporrà brani originali e brani italiani rivisitati in chiave jazz. Dopo Fabrizio ed Ottavio, il CSI Abruzzo si prepara ad ospitare un altro campionissimo dello sport italiano, quale Andrea Lucchetta, campione del mondo di pallavolo maschile nel 1990, nell'ambito del progetto Domani è già qui. Lucchetta incontrerà gli studenti nella palestra di Isola del Gran Sasso mercoledì 17, per poi raggiungere il Palasport di Montorrio al Bomano alle ore 17. Sport. Domani, domenica 7 dicembre, presso lo stadio comunale Gaetano Bonolis di Piano d'Accio, i biancorossi di Mister Vivarini affronteranno il Prato nell'insolito orario delle 12.30. I toscani navigano nelle zone basse della classifica con appena 16 punti e sono reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la SPAL. Per il Teramo sono assenti Caidi e Fiore. Queste ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi Teramo-Atri.